siamo nati nel 96 ed eravamo, siamo partiti come un gruppo di writer. Chi skateava, chi pattinava, comunque la cosa maggiore e principale era il writer. Quindi siamo partiti con io, che prima ero IC come writer, Manuel Flick, che è sempre stato Flick da sempre. Poi c'è stato Gastaldi che è TR, poi c'è stato Schaffer che è Pizzu, poi c'è stato Roccio che è Rocco, e poi qualcun altro, Pellecchi e tutti gli altri, che Pellecchi adesso è un bravissimo skater pro micidiale di Cagliari. Allora, 107 è nato praticamente da IDF, che praticamente mettendo le lettere al contrario, IDF diventa 107. Praticamente IDF vuol dire ideatori di forme. Quindi noi siamo partiti da quello, ideatori di forme, perché facevamo delle cose anche che al periodo non esistevano a Cagliari, tipo dei graffiti 3D che abbiamo portato noi a Cagliari che nessuno li faceva ancora. Tipo che c'avevamo un muro ancora in una foto vecchio del terrapieno, mitico terrapieno, che c'avevamo la murata proprio della 107, che è una cosa strabiliante. Quel muro vive ancora nelle nostre foto, nei nostri ricordi, però rifacendo una situazione lì al terrapieno, quel muro ridiventerebbe lo stesso un'altra volta, dopo 12 anni, 15 anni, 20 anni. Perché noi siamo qui. Abbiamo portato le cose più fresche, le cose più fighe. Sì, ok, la gente li ha prese, li ha manipolate, ha fatto quello che voleva, però i primi che hanno fatto le cose serie a Cagliari, facendosi il culo tutto quanto, siamo stati noi con altri due. Perché se andiamo a guardare bene sul writing, ci sono le crew che sono rimaste in piedi, di quelle vecchie non c'era neanche una, c'erano TNT, c'erano TMC, c'erano THC, c'erano tutti. Noi 107 ancora, dal 1996 al 2012 siamo ancora qui. Allora, l'hip hop nel 96 era la cosa più bella in assoluto che ci fosse nel periodo, perché io, anzi noi, veniamo da questo quartiere che abbiamo conosciuto sempre, so, violenza, spacci, eccetera, eccetera, e da questa merda noi siamo voluti uscire fuori con la musica. Cioè, parlo per me e anche per loro, perché io ho cominciato a fare il DJ, quindi mettevo dischi, facevo divertire la gente, facevamo serate e si divertivano tutti quanti. Poi abbiamo cercato di fare un gruppo, il primo gruppo, La Mano Nera. Da lì abbiamo fatto un pezzo, due pezzi con featuring Macugosa, due prima che qui citiamo, grande, che ci ha dato il via vai per arrivare a questa strada che adesso dobbiamo andare da soli. La scena hip hop nel quartiere non esiste proprio, diciamo che ci siamo noi, e grazie a noi magari qualcuno si è appassionato ai graffiti, perché comunque sia, se tu giri per il quartiere, anche negli angoli più bui, nei palazzi, trovi disegni nostri, sia che siano posti loschi o posti tranquilli, attività commerciali. E comunque sia, penso che qualcuno, sia col microfono che con la bomboletta, si sia ispirato a noi. Perché alla fin fine non c'è niente, cosa c'è? Più di giocare a pallone, cioè adesso vedo che qualcuno comunque sia sta uscendo, anche se comunque sia non ho fatto ancora niente. Però la passione, pian piano ti chiedono il CD, ti comprano le magliettine, cioè si vede che c'è una scena già diversa rispetto a prima. Anzi, secondo me proprio di imparare non ha voglia nessuno, che sono già nati tutti col microfono in mano e lo studi a casa, quindi non hai cultura, non hai ascoltato musica americana sicuramente quanto ne abbiamo ascoltato noi, perché in tre sicuramente abbiamo ascoltato 50 milioni di canzoni o di album a testa. Quindi vorrei solo dire che se un po' di cultura ci fosse in quelli che stanno uscendo adesso nella scena sarda, io parlo della scena sarda perché la scena del nord è tutta un'altra cosa, perché lì ci sono delle cose, insomma è sempre la stessa mafia della musica italiana. Se non sei figo non esci, se non sei vestito così non esci, se non hai denti bianchi non esci, vi manca un dente, non me ne fate un cazzo, faccio musica lo stesso. Quindi faccio musica per divertimento, per divertire gli altri, e soprattutto ci abbiamo una cultura che molta gente se la suda. Quindi dico solo questo: non ha voglia di imparare, che faccia, però che faccia cose fighe. Noi abbiamo imparato, abbiamo studiato, ci siamo messi da parte per 5 anni, non abbiamo fatto più musica, lì ci siamo messi a studiare, abbiamo letto libri, abbiamo fatto ricerche, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto l'altro. Di tutta questa cosa che poi abbiamo scremato, ecco qui, fuori nessun altro altro, e senza voler insegnare niente a nessuno. C'è da dire, noi facciamo le cose per noi. C'è da dire anche che comunque la tecnologia è andata avanti, sì, anche gli esempi, c'è andata avanti in America, perché sempre chi, comunque, anche i ragazzini adesso facevano come noi, che ascoltavamo sempre l'America, però adesso è più un... non è imparare magari uno stile, imparare a cantare bene, adesso è più una questione d'immagine, perché molti ragazzi cercano di copiare il video, cercano di copiare l'abbigliamento, però è il contenuto che conta, cioè è il succo del discorso, tutto quanto, lo stile, poi personalizzarsi.
non c'è più il cerchio, non è più chiuso come prima. Adesso ognuno fa i cazzi suoi. Cioè ognuno cerca, io breco, allora voglio solo brecare, voglio essere il migliore nella vita. Io canto, io voglio essere il migliore nel canto, faccio solo il canto perché sono il migliore. Faccio sbaglio. Io faccio il writing, faccio il writer, sono il più bravo di tutti, però faccio un pezzo al mese e ci metto due mesi per. Faccio un pezzo al mese e ci metto due mesi per finire. Non sei un writer. Di quei tempi ricordo, cioè di quando abbiamo iniziato, comunque, che loro comunque nati come IDF, che disegnavano insieme a tutti gli altri che hanno nominato lui. Io non facevo niente, però comunque ero appassionato, cioè stavo sognando. Tutti sognavamo California, perché eravamo così. Però chiaramente io non conoscendo nulla, Fabio era amico di Maku e io sono entrato così nella conoscenza vera e propria di tutto questo giro. Allora andavamo in studio con loro preparavano album, siamo entrati meglio in quello che si può definire l'MC. Quindi abbiamo iniziato così, poi per una cazzata e l'altra si crea un nomignolo. Io e Fabio eravamo molto in sintonia perché siamo nati insieme. Anche Manuel, si può dire, non siamo nati insieme, ma comunque ci conosciamo una vita qua a Sant'Elia, abbiamo avuto questa roba in comune, avevamo delle potenzialità e anche Maku credeva in noi, tutta la Sardotriba. Abbiamo creato una crew che si chiamava Lato Amare e siamo andati avanti. Comunque la roba piaceva e comunque forse a Cagliari siamo stati forse non dico i primi, ma uno dei primi gruppi che comunque pompava questo sound californiano, si può dire, che comunque a noi la festa da yogurt. Però sempre in chiave cagliaritana, perché se qua ci guardiamo un po' intorno siamo in California, cioè Cagliari si può definire come un po' Long Beach. Siamo voglia di fare musica e di divertirci, non abbiamo nemici, non ne vogliamo e che nessuno si permetta a fare qualcosa contro di noi, perché allora lì invece i migliori amici diventano i peggiori nemici, i peggiori incubi della vita di tutti. Quindi tutti amici, perché qui non siamo né East né West, siamo Cagliari, una cosa sola, siamo tutti assieme. Qui chi vuole fare lo scorso, chi vuole fare quello, lo faccia, però lasciate fuori la mano nera 107 in tutto.